sia finito presto. Davvero? Già, sono appena le 11, faccia tempo a prendere l'ultimo tram. Ehi, aspettate un momento, non andate via, bisogna decidere per la prova di domani. Questo è capace di farci perdere un'ora, o una serie che per miracolo sarà finito presto. Ma che fretta hai? T'aspetta la bella? Ma no, che bella, è che Girardinotti mi piace poco. Proprio l'altra sera vicino a casa nostra hanno fatto un'aggressione. Davvero? Sì, un povero diavolo, l'hanno sfogliato nudo e l'hanno caricato di botte. Non abbiate paura, basta guardarvi in faccia per capire che siete due disperati. E se non lo capiscono? Maestro, possiamo andare? Allora ragazzi, domani la prova alle 11, mi raccomando puntuali, eh? Va bene, sera. Grazie, buonasera. Sera, maestro. Beh, sei pronto? Andiamo. Un momento, vado a sentire se la signorina viene con noi. Ma quella chissà quanto ci mette. Ma no, 5 minuti, che vuoi, pare brutto, abitiamo nella stessa casa, devo accompagnarla. E va bene, purché si spicci, ti aspetto all'uscita. Avanti. Sono io, signorina, è pronta? Grazie, Gualtieri, non mi aspetti. Stasera devo fermarmi in teatro perché aspetto una telefonata da Firenze. Se vuole che la attendiamo. No, non importa, potrebbe tardare. Vada, vada, io prenderò un taxi per tornare a casa. Va bene, come vuole. Buonasera, signora. Buonasera. 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 Andiamo pure. Ma come, non viene? Deve aspettare una telefonata, torna a casa per conto suo. Passiamo di qua. Perché? Si allunga, no? Sì, ma c'è più gente. Ma di un po', che tipo è? Chi? La cantante, la tua vicina? Io non ho ancora capito, se ne sta tutto il giorno in casa, non la vedo quasi mai. Abito allo stesso piano? Sì, proprio due porte accanto. E non hai mai provato ad attaccare? Ma che sei matto? Ah, quella è una ragazza seria. Ah. Da 15 giorni che abitiamo vicino, avremmo scambiato sì o no 20 parole. Facciamo presto, in questi vicoletti non ci sa mai. Ma è proprio vero che hanno aggredito uno dalle nostre parti? Perbacco, proprio a quest'ora, poco più di mezzanotte. Oh. Pare che abbiano cominciato anche nelle case. Come? Nelle case? Sicuro, si presentano armati di pistola. Che c'è? Quei tre, fermi laggiù, all'angolo. Torniamo indietro? No, è inutile ormai. E cosa facciamo? Non so, aspettiamo un momento. Uniamoci a quella gente. Sì, buona idea. Beato te, che sei arrivato. Beh, che ti ci vuole, in 2 minuti sei arrivato anche tu. Ciao, Gualtieri. Ciao, e ti dispiace aspettare un minuto? Che hai paura? No, ma volevo vedere se c'è la luce per le scale. Ecco, infatti è sempre così. Avresti da prestarmi un cerino? Sì, ma se manca la luce anche da me? Sono rimasto con due, dammene qualcuno. Vabbè. Accidenti, mi avevi detto che era una ragazza seria e si porta a quest'ora un uomo a casa. E che vuol dire? Può darsi che sia un parente o un amico. E va bene, te lo raccomando il parente. Ciao Paolo. Beh, s'accomodi.